tu immagini o hai in testa qualche realtà dal basso, cioè sia specifica che più in generale, perché mi sembra che manchi un po' l'attore in tutto questo discorso che stiamo continuando a fare, nel senso, sì, sì. Non so, c'è la possibilità di immaginarsi qualcuno che esiste già, oppure, perché mi sembra che manchi un po' appunto la parte, come dire, appunto il chi che prova a fare questa trasformazione. Ma allora, nel senso, prendi il caso della Toscana, che è quello che conosco meglio perché c'è un chi specifico che è il collettivo di fabbriche di Cicapelli. Okay. Ti fanno un piano praticamente apparecchiato che, come dire, aveva tratto un pezzo di lì. Cioè, una delle cose straordinarie di questa vicenda è che sostanzialmente quando loro occupano la fabbrica si la trovano piena di giovani universitari che dicono usateci. Cioè, finalmente vogliamo fare gli uomini e le donne oggetto. Cioè, siamo stancati di fare quello che facciamo in università, perché le nostre competenze sono vilipese, non ci piace farlo, cosa vi serve? E si mettono a fare questo piano che è veramente un gioiello, cioè nel senso è fatto molto molto bene. Dal basso era arrivato questo tipo di... In parte il mio sconforto viene dal capire che anche dove c'era un pezzo di elite sicuramente intelligente che non si è riusciti a cavare un ragno dal buco. Poi comunque rimane difficile immaginare chi specifico perché siamo in una fase di bassa, però... Non so, come io sono molto. C'è cioè una frase di Lucio Magri che ripeto spesso, e lui diceva: vabbè, noi siamo la democrazia proletaria, siamo un piccolo partito, uno potrebbe dire faccio le sparate per vedere di guadagnare un po' di voti, perché tanto chi se ne importa non avrò responsabilità di governo, no? E lui diceva: guarda, c'è da fare il contrario, cioè essere sempre consapevoli del poco che contiamo, ma fare come se tutto dipendesse da noi. Perché poi quando e se. Il mazzo si rimescola e viene fuori qualcosa che in questo momento non ti aspetti, se hai fatto bene i calcoli e sei effettivamente in grado di immaginare un orizzonte di governo, poi lo puoi implementare. Se ti sei limitato a dire no, basta, tutti a casa, dopo non lo fai. Però ecco, cioè, quel minimo di possibilità, perché cioè, ci sta di essere poco propensi all'ottimismo dopo una discussione sul cambiamento climatico, però quel poco di possibilità che c'è, io vorrei giocarmela bene e ragionare collettivamente per quando arriverà il momento, sperando che arrivi, in cui si riesce a aggredire un po' questa realtà. Ma ripeto, comunque, dal mio punto di vista, un impianto minimamente ragionevole che guarda, come primo passo, manco necessariamente anticapitalista, sarebbe, cioè, è facilmente immaginabile e produrrebbe, dal punto di vista della riduzione di emissioni, dei grossi avanzamenti. Cioè, viviamo in una situazione del tutto irrazionale. Questi consumi vistosi, come si chiama, aspetta, il consumo distintivo. Quando negli anni 80 e 90 Bourdieu e Lipovetsky facevano le ricerche su quanto erano ridicoli i ricastri che si mettevano in mostra, sono stili di vita, ma non sono estremamente impattanti dal punto di vista ecologico in tutte le sue forme. Hanno raggiunto vette di ridicolo pazzesche. C'è i tizi che pigliano l'elicottero per andare a fare il Brindisi, peraltro sul ghiacciaio ritirato, quindi anche con un aspetto macabro. E poi uno dei problemi dell'irrazionalità dell'auto elettrica è che alla fin fine la fanno scimmiottare un'auto con motore endotermico, quindi deve essere particolarmente performante, e a quel punto, se con l'elettrico devi fare la stessa cosa che fai con l'endotermico, consumerà molto di più di elettrico. Cioè, nel senso, l'elettrica per funzionare bene deve essere una cosa piccola che fa pochi chilometri e che tendenzialmente la usi solo se devi. No, poi va piano. Cioè, come dire, cioè, comunque c'è dietro un ripensamento. Cioè, non puoi fare la stessa cosa con quella cosa lì. Più potente ancora. Ma questo non accadrà mai. Non accadrà mai che torni indietro nelle tue comodità o nelle tue performance che vivi oggi. Però mi è venuta in mente una roba quando si parlava del chi. Appunto, questa cosa del noi, per quanto appunto sia una cosa che, su cui abbiamo parlato tantissimo adesso, rischia forse un po' di cadere molto nella retorica. È un po' la domanda che pongo, un po' provocatore, cosa pensi proprio della mentalità che parte più dal noi, per rispondere alla domanda del chi fa qualcosa. Cosa pensi di quella dimensione di, a volte, astrattezza che mi sembra di notare quando si parla del noi, che ok, sì, noi, ma che cosa vuol dire che nel concreto facciamo qualcosa? Rapidamente, con un esempio, perché siamo pure a Torino, il noi nomina in primo luogo una dimensione collettiva, cioè quindi in primo luogo, e me la rivendico tutta, è l'alternativa al io. Quale noi dentro i settori sociali, secondo me, è
un pezzo della discussione. Il mio noi include un protagonismo della classe lavoratrice, con problematizzando rispetto alla tuta blu che c'è dal cancello della fabbrica, che è chiaramente una realtà che non ci appartiene più qui e che quindi va ricostruita come noi, ma non ho, come dire, una specificità, cioè non so come dire, sono pronto al dibattito. Secondo me è importante che ci sia quel pezzo e che ci sia chiaramente un movimento sociale, cioè, come dire, un'effervescenza sociale che cambi un po' le mentalità, però disponibilissimo a parlarne. Invece dove secondo me è importante tenerlo è un noi si articola dentro una contrapposizione politica, cioè come dire, c'è comunque un noi e un loro che entrano in relazione. Per me è importante che ci sia comunque su questi temi non un unanimismo, ma punti di vista che anche si scontrano per trovare una sintesi, cioè nel senso mi sta benissimo anche il linguaggio dialettico hegeliano, però che non sia un tutto, cioè come dire, per un lungo tempo l'ecologia è stato percepito come è un problema di specie, ok? Perché la specie lo produce, perché è nell'interesse di tutte e di tutti risolverlo. E però poi alla fine questo unanimismo a parole dava sempre adito a una politica molto di parte, cioè come dire, che un pezzo di società ne beneficiava e un altro ne subiva le conseguenze. E invece secondo me sarebbe il caso di dire, va bene, ci sono punti di vista sociali diversi sulla crisi ecologica, mo ci mettiamo a fare conflitto sociale nel senso di Machiavelli, cioè nel senso una buona politica è frutto di un buon conflitto sociale, nel senso non è che l'ambizione è farla finita con gli attori, ma è spingere gli attori a dare il meglio di sé, no, e lo fa solo il conflitto ovviamente. E quindi ecco, cioè, noi come alternativa all'io e come intanto preoccupiamoci del nostro punto di vista, poi lo metteremo sul tavolo e lo discuteremo con la controparte. Però è una faccenda di parti sociali la giustizia climatica, non di tutti abbiamo gli stessi interessi, perché sennò secondo me si va poco lontano, perché hanno provato a farlo e non sono riusciti. Io volevo aggiungere una cosa sulla questione degli attori che ha posto Matteo, premettendo che sono completamente d'accordo col discorso che hai fatto prima quando dici che si tratta di conflitto e poi anche alleanza, cioè che chi deve fare cose le faccia e chi ha il potere di fare le faccia. Comunque a me è capitato l'anno scorso di partecipare alla Festival dell'Innovazione del Politecnico di Torino, dove dopo una serie di... il rettore, quindi neanche se vuoi professore sconosciuto, il rettore di un Politecnico che prende i fondi anche da ENI, cioè perché poi quando poi maneggi la realtà fai quello che, certo, puoi, però dopo una serie di considerazioni di carattere tecnico su quello che la tecnologia potrebbe dover fare per migliorare, mitigare, per tutte le cose che sappiamo, dice che il modello neoliberale dell'economia del mondo, perché il punto è sia a livello di egemonie culturali sia a livello di distribuzione delle risorse globale, no? Non è adeguato ad affrontare la necessità di essere urgenti sulla questione della trasformazione climatica. E quindi dice che occorre che la politica, intendendo però non solo quella nazionale, questo è l'altro punto, no? Però la politica recuperi il concetto della pianificazione, e quindi la sfida diventa rendere compatibile la pianificazione con la democrazia, no? Nel senso che molte volte ci si nasconde dietro l'esigenza di prendere i voti dalle persone per non fare scelte, tipo non fare la scelta dell'automotive perché poi hai paura che la gente... E quindi a me ha colpito, perché il fatto che l'abbia detto il rettore del Poli, cioè la necessità di superare il modello neoliberale per recuperare la capacità della politica di pianificare le scelte, mi sembra interessante, perché appunto, cioè, è un'istanza che non proviene, diciamo, esattamente dal basso, però da un interlocutore che ha anche le competenze tecniche per il pezzo tecnologico. E che ti dice nello stesso tempo il pezzo tecnologico non è da solo assolutamente sufficiente se inserito in un sistema di tipo neoliberale. Occorre una pianificazione, perché il mondo economico da solo non ce la farà mai. E questa cosa qua è una consapevolezza importante, perché il punto è questo, secondo me il punto è davvero quello dell'economia neoliberale. Cioè, tu hai usato l'espressione impresa centrica, cioè l'idea è che le imprese se vogliono possono, e le imprese invece non lo faranno. Siccome io sono d'accordo con voi quando dite non è l'individuo che può affrontare il problema, allora dobbiamo misurarci sul piano politico.
Dobbiamo entrare nella politica, dobbiamo vedere quali sono le misure, però sul piano delle misure, non solo sul piano, diciamo, della protesta, che pure è necessaria. Dobbiamo, per esempio, allora, io per esempio una mobilitazione sulla tassazione minima globale non l'ho vista, mi è dispiaciuto, perché ritengo che sia un punto vero. Cioè, fino a quando io pretendo che Amazon paghi tutte le tasse, e poi però lo pretendo a livello di Stato-Nazione, e trascuro il fatto che Amazon domani prende e va in un paese dove quelle tasse non le paga, posso continuare a prenderla con il mio governo nazionale, posso anche scendere in piazza a sbattere le padelle, ma il sistema non è cambiato. E allora io non voglio dire la mobilitazione, cioè, però deve essere una mobilitazione che io recupererei il vecchio motto del PC, cioè il pensare globale per un agire locale. Ma se manca il pensare globale, anche l'agire locale non serve a un cazzo. E questo è il punto, è perché non riesci neanche ad individuare l'ordine di priorità su cui organizzi le tue mobilitazioni.